140. Buonasera a tutti. Un paio di giorni fa il prefetto di Milano, il dottor Bruno Fernante, ha presentato la relazione sulla criminalità a Milano. Noi l'abbiamo avuto in mano in questi giorni, l'abbiamo approfondita e abbiamo deciso di invitare il relatore di questa relazione, cioè proprio il dottor Bruno Fernante, qui a Sulla Notizia. E io sono onorato e ovviamente anche grato al dottor Ferrante di aver accettato il nostro invito. Intanto io prego la regia per favore di togliere questo effetto eco che dà un fastidio terrificante qui in studio. Dottor Ferrante, buonasera. E benvenuto a Sulla Notizia. Saluto ovviamente Stefania Cavallaro, buonasera Stefania. Buonasera a tutti a casa. E saluto il dottor Fabrizio Pregliasco, virologo e specialista in igiene e medicina preventiva. L'influenza quest'anno è stata proprio niente. È stato niente. Ce l'aspettavamo, è andata bene. Però adesso è tornato il freddo, dottor Pregliasco. Tra l'altro è tornato il freddo e questo facilita questi altri malanni di stagione, comunque fastidiosi anche se non come l'influenza, e ci si aspetta una stagione invece fastidiosa sempre per le riniti allergiche che quest'anno stanno evidenziandosi in maniera più evidente. Quindi perfetto. Niente influenza, ma altri guai di stagione. Dottor Pregliasco è a vostra disposizione come ospite specialista questa sera, digitando il numero 02 48 01 0921 potete metterlo al corrente di tutti i vostri problemi, i vostri malanni, eccetera. C'è anche un fax 02 48 19 33 78 e come sempre l'indirizzo di posta elettronica è notizia@telenova.it. Vengo subito al nostro gradito ospite, dottor Bruno Ferrante. Sulla Notizia la settimana scorsa è stata la prima trasmissione televisiva a dare in diretta una notizia terrificante di cronaca nera. Proprio Stefania Cavallaro, io stavo parlando con degli ospiti, mi fa un cenno, io mi avvicino a lei e mi dice che qui in via Londonio, non distante da dove stiamo trasmettendo, una donna è stata scippata, batte violentemente la testa contro il selciato ed è in gravi condizioni. Sentiamo adesso, se siamo pronti con l'insert della puntata scorsa, mi dicono di sì, qual è stato l'aggiornamento dato attorno a mezzanotte meno 10. Andiamo pure con la registrazione. Abbiamo chiamato il 118 per sapere novità sullo stato di salute della donna che vi dicevamo essere stata scippata in via Londonia a Milano. È in stato di coma, quindi è gravissima, appesa veramente un filo alla sua vita. Mamma mia. Ecco, la signora Lucia Preti, una collega della redazione sportiva della RAI, come sapete è morta ieri. E qui ritorna quindi in primo piano il problema della criminalità, che vorrei discutere con il massimo esperto che possiamo avere sulla nostra città, il prefetto di Milano. Signor prefetto, vogliamo partire da questo caso, per esempio da tutto quello che la gente dice e anche da una dichiarazione che è stata raccolta e detta a voce di un rappresentante delle forze dell'ordine, il quale ha detto sarà molto difficile prendere questi perché sono dei balordi. La gente allora dice, ma come? Voi ci dovete difendere, allora noi non possiamo più uscire la sera a cena, come aveva fatto questa signora, tornare a casa tranquille. Qual è, che cosa può dire in merito, partendo da questo fatto, prefetto? Sì, io devo dire che sono stato, io come le forze dell'ordine, profondamente ferito e amareggiato dall'episodio tragico della signora, però la testimonianza più bella, più autentica se vogliamo, e quella che mi ha colpito di più, me l'ha fornita il marito della signora. Io ieri sera sono andato a trovarlo,
dopo aver saputo della morte della signora, sono andato a trovarlo con il questore e sono uscito dalla sua casa rincuorato e rinfrancato. Da che cosa? Io ero andato a trovare il marito della signora per portargli solidarietà, certo, conforto, certo, vicinanza e quasi a chiedergli scusa per quello che era accaduto. Certo, certo. Io invece ho ricevuto da questa persona che ha espresso una straordinaria forza d'animo, mm-hmm, un senso civico incredibile, ho ricevuto da lui conforto. Cioè lui mi ha ringraziato per quello che le forze dell'ordine fanno ogni giorno sul territorio, per il sacrificio di tanti poliziotti, mi ha ringraziato per l'impegno che viene profuso dalle forze dell'ordine. E lui ha detto: voi fate l'impossibile per contrastare questi fenomeni criminali, io capisco bene quali sono i problemi, quali sono le difficoltà in cui voi siete chiamati ad operare. Certo. Ed ha ragione. Ha ragione perché, vede, io, come lei diceva, ho presentato il rapporto sulla sicurezza, certo, della città di Milano e della provincia di Milano. E i dati statistici sono confortanti. Rispetto al 99? Rispetto al 99. Quelli del 2000? Del 2000 rispetto al 99 sono più confortanti. Cioè cala la criminalità in città? Cala la delittuosità in genere in città, sì, e nella provincia, calano alcuni reati come gli omicidi. Nella, certo, città di Milano gli omicidi sono passati da 33 del 99 a 15, sì, del 2000. Ma gli stessi scippi, ecco, gli scippi sono passati da 2400 del 99 del 2000. Il che significa 5 al giorno, più o meno. E le dirò di più. Però sono quelli denunciati, signor Prefetto. Sono quelli denunciati. Ma io ho parlato nella mia relazione anche di un dato oscuro, di un numero oscuro. Sì. Cioè io ho detto, attenzione, non dobbiamo credere fino in fondo al dato statistico. Certo. Il dato statistico serve a noi tecnici della sicurezza per fare analisi, per elaborare strategie. Ma poi quello che ci interessa è la percezione che la gente ha della sicurezza. Signor Prefetto, io la interrompo perché lei conosce perfettamente i meccanismi televisivi e vede il nostro assistente che ci dice stringete, che dobbiamo andare in pubblicità. Allora, quando rientriamo vorrei che lei ci desse un quadro quanto più esauriente di quello che si sta facendo per la prevenzione sul territorio e mi approfondisse due concetti che mi sono parsi particolarmente significativi della sua relazione. Uno è la sensibilità verso la sicurezza e l'altra è la sicurezza partecipata. E qui potremmo anche polemizzare, credo, specialmente sul secondo punto. C'era la Stefania, sì, che mi chiamava... Sì, c'è una buona notizia finalmente. Oh, vai, una notizia vai, che non riguarda esattamente la Lombardia, però noi la diamo perché è bellissima. È stata ritrovata la bimba di 9 mesi, oh, la neonata che era scomparsa, l'hanno ritrovata in una scatola. Purtroppo però è viva, come e sta bene. Sta questa bene, è una splendida notizia. Bene. Tiriamo un sospiro di sollievo, anche se è accaduto lontano, però... Un po' di pubblicità, state con noi, abbiamo il prefetto Bruno Ferrante. È una serata eccezionale questa. Vai, regia. Se la vostra passione è la vita all'aria aperta, da Bertoni troverete tutto per arredare il vostro terrazzo e il vostro giardino. In un'esposizione di oltre 3.000 metri quadri, tutte le migliori marche mondiali del settore. Bertoni Campeggio e Sport e a Cinisello Balsamo, in Viale Fulvio Testi 140. TV Banking, pagamento utenza, SMS e email, nel tuo televisore. Certo, grazie a C2C. Da Tutto Risparmio puoi arredare la tua casa con gusto e funzionalità, scegliendone diversi stili e colori, dal classico al moderno. Tutto Risparmio, tanta qualità a prezzi convenientissimi. Perché quando tutto aumenta, Tutto Risparmio sconta, anche fino al 40%. Inoltre, da Tutto Risparmio, elettrodomestici, TV Color, Hi-Fi, liste nozze e tutto per la casa. Tutto Risparmio vi aspetta a Vertemate, strada statale dei Giovi, aperto anche la domenica pomeriggio. Thank you.
C'è un po' di sindacato nella vita di ogni giorno. CISL, dalla tua parte, sempre. La risposta giusta al tuo problema. 14 professionisti addetti alle ristrutturazioni di bagni e cucine, comprese le agevolazioni di legge. Professionalità ed esperienza, la giusta risposta ad ogni vostra esigenza. Voi scegliete, al resto pensiamo noi. A Milano in Viale Monza 237, Carugate in Via Sangalli 3. Speciale Saldi Emporio Decorama, Viale Fulvio Testi 90, Milano. Benvenuti all'Emporio Decorama, azienda leader nella distribuzione dei tappeti orientali. E oggi da Emporio Decorama un'occasione irripetibile, sì, perché rinnoviamo completamente i reparti intimo, moda mare, biancheria per la casa e oggettistica. Quindi possiamo offrirvi le migliori marche con sconti fino al 70%. Alcuni esempi? Morbida trapunta matrimoniale Enrico Coveri a sole lire 120.000. Oppure morbido accappatoio 100% cotone a 45.000 lire. Capito l'occasione? Non rinunciateci! Emporio Decorama, Viale Fulvio Testi 90 a Milano. Aperto anche la domenica. Con impegno mi sono sempre dedicato alla ricerca di prodotti di alta qualità e di collaboratori molto preparati. Gatti Arredare offre ai suoi clienti una cordiale accoglienza, una progettazione accurata e un'assistenza post vendita all'altezza della propria tradizione. Anticipate il futuro. Venite da Gatti Arredare. Gatti Arredare è a Ospedaletto Lodigiano, a pochi metri dall'Autosole, uscita 3 Casal Pusterlengo, via Mantovana. Mobili da bagno, Bagno Stile. Anche a Piacenza, in via Taverna 273. Se la vostra passione è la vita all'aria aperta, da Bertoni troverete tutto per arredare il vostro terrazzo e il vostro giardino. In un'esposizione di oltre 3.000 metri quadri, tutte le migliori marche mondiali del settore. Bertoni Campeggio e Sport e a Cinisello Balsamo, in viale Fulvio Testi 140. A lei piace essere, tra virgolette, preso in giro o le dà fastidio? Se no, da fastidio mai. Ma allora, qualche volta mi imbufalisco. Allora, sono già obbligati a mettere l'etichetta, a mettere metti in crisi perché lui è ministro e è verde. Come fa a rispondere? E non lo so, io faccio le domande. Non sono vegetariano. Se io fossi il suo difensore gli direi che avvalga la volontà di non rispondere. Molto curioso. No. Cioè, io meglio che oggi per dire alcune. Voglio semplicemente cioè, tempo anche stasera per dirne alcune. Sì, ma in ogni caso, no, allora noi vogliamo unire e non vogliamo dividere. Allora, divisi siete Buttiglione però, voi siamo, si unisce un casino, lui si unisce una stella, ma divisi siete fra di voi, certo. Non solo dal tappeto di passaggio a nostro. Certo, la saluzione per avere delle risposte rispetto la sua televisione va avanti non ne ha deciso di nessuno. Però, abbiamo il prefetto, il dottor Bruno Ferrante, prefetto di Milano, qui a Sulla Notizia. Dottor Ferrante, c'è una telefonata, prima di andare avanti. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? 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 Sì, dica, buonasera. Buonasera, io vorrei parlare col... È qua? Col dottor Bruno Ferrante. Dica tutto. Buonasera. Scusi, dottore, io avrei bisogno, volevo sapere un'informazione, ma come succede che quando succedono certe cose gravi, di criminalità di qua di là, la televisione dà prima la notizia invece di dire la sentenza? Io sarei contento che un giorno dicessero è stato arrestato questo, è stato condannato per questo, per quell'altro, mentre danno la notizia prima e dopo c'hanno tutte le precauzioni per premunirsi, per discolparsi. Ecco, io vorrei che volentieri che fosse data la sentenza prima della notizia. Come si fa? Va bene, la ringraziamo. Insomma, è un po' curiosa come domanda questa, no, vero? Però è una domanda molto interessante che pone un problema. Sì. Che pone il problema di una corretta informazione del cittadino. Ecco, questo può essere l'occasione per parlarne. Allora, ecco, io credo che anche davanti a fatti criminali importanti, gravi, che turbano le coscienze di tutti noi, bisogna dare un'informazione corretta. Sì. Senza creare allarmismi. Cioè, spesso un fatto viene raccontato immediatamente denunciando come grande allarme sulla sicurezza. Sì, sì.
Allora noi dobbiamo essere... Oggi c'era un titolo di Repubblica, eh? Io ho visto. Oggi c'è... Allarme criminalità. Allarme criminalità a Milano. Perché è accaduto a Milano un fatto oggettivamente grave. Certo. Che, di cui nessuno disconosce, prima di tutto noi disconosciamo la gravità di, certo, di questo episodio. Però stiamo attenti, perché quando parliamo di allarme e sicurezza in relazione ad un singolo episodio criminoso, noi diffondiamo nella gente, nei cittadini, una percezione di insicurezza, di timore, di paura. Ecco, a proposito di percezione di insicurezza, nella sua relazione, dottor Ferrante, c'è un passo molto interessante dove lei parla di sensibilità verso la sicurezza da parte del tessuto cittadino, no? Sì. È aumentata la sensibilità da parte dei milanesi verso la sicurezza? E che cosa voleva dire esattamente? Ma io volevo... Ce lo può sintetizzare brevemente? Sì, no, io volevo dire che in passato della sicurezza se ne è parlato in maniera frettolosa e spesso in maniera sbagliata. Il cittadino, ma anche il governo locale delle città, era distratto nei confronti dei temi della sicurezza. Pensava, sì, che il tema della sicurezza appartenesse ad altri, appartenesse alle forze dell'ordine, appartenesse alla magistratura. Oggi invece c'è una consapevolezza più diffusa che sicurezza significa libertà di ognuno di noi. Spazi di libertà di ogni cittadino, e quindi ci sentiamo tutti quanti più minacciati, sì, ma nello stesso tempo tutti quanti più coinvolti nel fornire risposte, nel dare sicurezza. Lei parla anche di sicurezza partecipata, che detta in sintesi significa una correlazione di, come dire, di lavoro preventivo e di lotta alla criminalità fatta da diversi soggetti istituzionali. Mi sto spiegando bene? Il sindaco, il presidente della regione, il presidente della provincia, il prefetto, eccetera. Ci sono polemiche roventi però su questo fatto, dottor Ferrante. Credo che anche lei l'abbia già fatto notare, ma il presidente della regione Formigoni e il sindaco di Milano Albertini continuano a lamentarsi. Il primo, che il Ministero degli Interni promette che manda gli uomini per un maggiore controllo del territorio e gli uomini non arrivano. Il secondo, il sindaco non ha... potere e agilità di movimento come per esempio ha avuto in America il sindaco Rudolf Giuliani, che ha fatto un lavoro spaventoso per certi versi, ma ha ripulito la città più violenta del mondo. Sì, intanto il concetto di sicurezza partecipata parte da una considerazione. La sicurezza non è un prodotto che può essere offerto soltanto dalla polizia o dalle forze dell'ordine. Sì. Se ci aspettiamo che la sicurezza la regali il prefetto, il questore o il comandante dei carabinieri, beh, io credo che facciamo un grosso errore. Sulla sicurezza dobbiamo far convergere più risorse della società, e quindi la sicurezza è un bene sul quale occorre impegnarsi tutti insieme, i responsabili del governo locale, sì, attraverso la buona amministrazione della città, certo, attraverso l'illuminazione delle strade, attraverso la pulizia delle strade, attraverso iniziative sociali, attraverso iniziative culturali. Così si rende la città più sicura, non soltanto attraverso l'azione Quindi, della facendola polizia. Vivere, se ho ben facendo capito. Facendo vivere la città, partecipando tutti quanti e conquistando gli spazi pubblici. Quindi coinvolgendo in questo discorso le categorie produttive, le forze sociali, gli stessi cittadini. Ecco, signor prefetto, però lei mi deve rispondere, perché quello che la gente a casa sta pensando... Questi uomini richiesti al Ministero degli Interni arrivano o no? Perché noi, è vero, l'abbiamo già detto anche sulla notizia, che Milano l'allarme criminalità è diminuito, oggi è anzi una delle città grandi, delle metropoli italiane, forse più sicure, sembra incredibile, ma così è. E però ci sono dei grossi problemi, per esempio nella provincia di Brescia, nella provincia di Lecco, gli assalti alle ville private, allora alle ville padronali, sono stati richiesti uomini, non arrivano. Da quello che leggiamo sui giornali, questi uomini non arrivano. Insomma, che cosa fanno? Beh, io direi che Milano non ha una crisi grave di uomini, di operatori della polizia. Il controllo del territorio a Milano viene assicurato attraverso sia i reparti territoriali, sì, sia attraverso i rinforzi che ogni giorno vengono inviati a Milano, come vengono inviati anche a Brescia. Certo, se lei mi chiede se a Milano sarebbero utili più uomini, io le dico di sì. Ecco, quanti, io le dico di quanti sì, signor prefetto? Un uomo in più serve, due uomini in più sono meglio di uno, tre uomini ancora di più.
Quindi è un po' sibillina come risposta? È un po' sibillina, ma io i calcoli e i dati li ho forniti. Certo. Noi abbiamo fatto delle analisi sulla situazione della sicurezza e abbiamo dato le nostre indicazioni. Quindi se ci sono più uomini certamente si può migliorare il prodotto sicurezza. Certo. Però io quello che voglio dire è che non è sufficiente questo. Uh-huh. Occorre uno sforzo maggiore. Occorre uno sforzo maggiore che parte da tutti. Perché quando si parla di fenomeni che sì. interessano la sicurezza delle nostre città, e lei ha visto il mio allarme sulla droga, certo. ecco, la droga non è un problema soltanto di polizia o di carabinieri, la droga è un problema sociale, certo. perché noi possiamo arrestare gli spacciatori, ma dietro gli spacciatori c'è un mercato fiorente enorme. Di tanti uomini, enorme. Di tanti ragazzi Chiaro. Che chiedono droga. Chiaro. E allora di questo dobbiamo preoccuparci, soprattutto certo. di questo. E del rapporto per esempio che hanno con le famiglie nell'età della crescita. Anche di questo noi qui a Su Una Notizia abbiamo parlato. Un attimo che Stefania Cavallaro forse ha una notizia. È stata una telefonata di una nostra telespettatrice un po' timida che non se la sente di parlare in diretta. Male. Mi ha chiesto di girare la domanda Prego. Al signor prefetto. Chiede come cambia la criminalità in città dove le forze dell'ordine comunque sono più presenti in più massicce e in provincia dove invece ovviamente la presenza è più carente. Cioè cosa succede? Che differenza c'è tra sì. le due? Dai dati statistici e dalle analisi che noi abbiamo fatto degli ultimi 14 anni, il dato costante è che in provincia c'è meno delittuosità che in città. Quindi si commettono meno reati nella provincia rispetto al capoluogo. Sì. Questo è un dato costante. Non è vero poi che si dedicano maggiori risorse alla città di Milano e minori in provincia. Questo mm-hmm. non è assolutamente vero. Dopo i fatti del 99 certamente si è rinforzata la presenza delle forze dell'ordine nella città di Milano, ma non a scapito della provincia. Mm-hmm. E devo dire che un'iniziativa recente del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri consentirà di aprire in provincia di Milano, fatto assolutamente straordinario, che zona, signor prefetto? 12 nuove stazioni di carabinieri. Quindi dislocate nell'interland milanese. Esatto, dislocate in un'area territoriale vasta. Certo. E che si aggiungeranno già alle numerosissime stazioni dei carabinieri certo, che ci sono. Certo. Signor prefetto, ci sarebbe da parlare tutta la sera, però io ho anche un altro tema di enorme importanza e che riguarda anche lei, perché è l'aumento delle assicurazioni delle auto, che lei sa che da oggi è selvaggio, perché è liberalizzato. E quindi avremo degli esperti, anzi, amici a casa, preparatevi pronti a fare le telefonate perché... dovete intervenire su questo tema che ci riguarda tutti. Signor prefetto, abbiamo 2 minuti e mezzo per chiudere e io sempre dico ai nostri ospiti, anche affrontando i temi più scabrosi, se hanno un messaggio di speranza, di ottimismo. A me ha molto colpito questa sua testimonianza dell'incontro tra lei e il marito della signora Lucia Preti, la donna che è morta purtroppo in seguito a quello scippo in via Londonio. Che cosa può dire ai milanesi, a chi ci segue, per darci un segnale che ci faccia stare un po' meno in apprensione? Ma intanto un'assicurazione. L'assicurazione che da parte delle forze dell'ordine c'è un impegno straordinario a tutela della libertà dei cittadini. Di questo i cittadini milanesi possono essere tranquilli e devono vivere un rapporto con il poliziotto e con il carabiniere, un rapporto di grande vicinanza, direi di amicizia. Certo. Ecco, da un rapporto di fiducia tra le istituzioni e il cittadino si possono creare le premesse per condizioni di migliore vivibilità delle nostre città. Ecco, noi dobbiamo investire in questo. Uh-huh. Per questo abbiamo avviato con i cittadini, con i comitati di quartieri, con le forze sociali, le forze imprenditoriali, un dialogo continuo e fitto. C'è uno scambio di conoscenze. Certo. Per far conoscere ai cittadini cosa fanno le forze dell'ordine e per conoscere noi quali sono le esigenze, i bisogni e le preoccupazioni dei cittadini. Signor prefetto, mi dicono che abbiamo 3 telefonate. Allora io devo fare una, per favore, preghiera a chi è al telefono. Domanda secca, per favore, perché poi dobbiamo parlare anche di assicurazioni. Pronto, chi c'è in linea? È pronto? Dica. Sì, volevo chiedere al prefetto se la mancanza di sicurezza dei cittadini non è dovuta anche alla mancanza della certezza della pena. Perché uno lo prendono, certo. con grande sacrificio dei poliziotti, poverini, dopo 3 giorni è fuori. Grazie, Prego. Grazie, signor prefetto.
Questo sì, è un altro signora. Discorso. No, sì signora, lei ha ragione. Quando si parla sicurezza spesso si pensa soltanto all'azione delle forze dell'ordine sul territorio. Viceversa il problema sicurezza è un problema più ampio che riguarda anche il funzionamento della giustizia e quindi anche il sistema delle pene e, come lei ha detto, la certezza delle pene. Perfetto, un'altra telefonata, veloci. Pronto? Pronto? Devo intervenire sul discorso della polizia. Prego. Volevo uscire dal coro, tutti sono contenti perché in città si vede molta più polizia, se ne vede troppa, dico io, che passano in macchina in tre per auto, che è uno scandalo, solo in Italia si vedono tre poliziotti in un'auto, in America magari se ne vede uno, a camminare nella zona pedonale avanti e indietro, quando noi vorremmo vedere meno polizia ma che faccia indagini, la polizia deve stare in borghese. Grazie, persone, grazie. Vedere chi bazzica male. Grazie, grazie. In America guardi che ci sono macchine anche con quattro poliziotti. Io ho vissuto in America, glielo posso garantire. Sì, bisogna trovare sempre il giusto equilibrio tra gli aspetti della prevenzione e quindi del controllo del territorio e gli aspetti invece che riguardano la repressione e l'investigazione. Io le assicuro che c'è questo equilibrio tra le forze dell'ordine in Italia e in particolare a Milano. Sul fatto dei tre poliziotti o tre carabinieri sulle auto mi permetta di dissentire. La polizia in particolare ha acquistato dei nuovi modelli di auto che consentono di la presenza sempre e soltanto di due operatori di polizia sulle auto. Quindi quello che lei dice era un problema che esisteva sino a non molto tempo fa, oggi non esiste più. L'ultima telefonata. Pronto? Pronto? Dica! Ah, buonasera signor prefetto. Buonasera. Sono un cittadino extracomunitario, in Italia da 16 anni, sposato con una cittadina italiana. Cioè, il mio non è una domanda polemica. Delle volte capita questo, io abito da un lato di Milano, vado a lavorare in un ospedale, dall'altro lato di Milano. A Corsico vado a lavorare in un ospedale a Milano 2. Parto da casa mia alle 5.45. Delle volte è capitato già, più di 50 volte, già scritto, lavoro da... Può essere più sintetico, per favore? Delle volte capita che ti fermano, il fatto di vedere che sei extracomunitario, parlo dei poliziotti e dei carabinieri, ti trattano come se fossi un criminale. Ti devono smontare la macchina perché a quell'ora lì tu non puoi circolare alle 6 del mattino. Va bene, grazie, grazie. Sì, beh, in effetti uno degli elementi che... colpiscono, influenzano lo stato d'animo del cittadino milanese o direi del cittadino italiano in genere e il fenomeno migratorio. Di questo bisogna tener conto, l'Italia è un paese insieme agli altri paesi europei che subisce una forte pressione migratoria e quindi ci sono alcune reazioni della gente che sono giustificate da questo. Noi non dobbiamo credere in una equazione molto semplice che è quella immigrazione irregolare uguale criminalità. Questo non è vero, anche se è vero che c'è una parte più debole, più fragile di immigrati che possono essere facile preda della delinquenza e purtroppo la realtà di questa città dimostra che spesso sono preda della criminalità. Signor prefetto, qui continua a squillare il telefono, bisognerebbe andare avanti, però il programma impone le sue regole. Noi la ringraziamo tantissimo, veramente, di questa sua presenza. Ci auguriamo che tutto quanto lei ha illustrato qui abbia poi la sua concretezza nel fatto pratico e siamo convinti che così sarà e soprattutto che questo trend di miglioramento della vita collettiva di Milano, registrato nell'anno 2000 rispetto al 99, sia ancora più incoraggiante nell'anno 2001 rispetto al 2000. Grazie ancora al signor prefetto dottor Bruno Ferrante di Milano, che salutiamo. Grazie infinito. Grazie a voi per l'attenzione. Buona serata. Se la vostra passione è la vita all'aria aperta, da Bertoni troverete tutto per arredare il vostro terrazzo e il vostro giardino. In un'esposizione di oltre 3.000 metri quadri, tutte le migliori marche mondiali del settore. Bertoni Campeggio e Sport e a Cinisello Balsamo, in Viale Fulvio Testi 140. We feel like one, not just two, and I blame it. Oh,
Seat Leon ti scatena dentro. Buon allenamento, Stefani. Brava, Stefania. Ti meriti un premio. La tua mela. La Trentina. La mela dei campioni. Sì, sì, arrivo, arrivo! Dai che sono in ritardo! Fa presto, più forte! Fila, fila! Ma guarda, fila, fila! Qua fonde, anzi, qua è fonduta! Ma dove siamo? Proprio davanti al gruppo Fassina! Gruppo Fassina vuol dire Fiat, Lancia e Alfa Romeo. Che scelta! Grandioso! Un vasto parco di vetture usate, completamente revisionate e garantite. Centro revisioni Decra e sportelli della Toro Assicurazioni e Sava finanziamenti personalizzati. Gruppo Fassina, questa sì che è una formazione vincente! Andiamo! E tu chi sei? Sono il nuovo autista. Vai! Vado? Vai! Vai da Fassina! Gruppo Fassina, via Arona 15, Milano. Arredamenti Corvetto vi invita a visitare i nuovi stand di cucine. Cosa c'entra un divano con una cucina? E come se c'entra? Perché se decidi di acquistare da noi la tua nuova cucina, con sole 1.000 lire porti a casa anche uno splendido divano. Domenica i nostri centri sono aperti per l'inaugurazione dei nuovi stand. Vi aspettiamo! In poltrona a casa vostra, oltre al tradizionale sistema TV terrestre, la Stars, Formichetti e Guidotti vi porta via satellite con Parabole Zeus, le news mondiali, films e spettacoli di tutte le ore ed il grande calcio in diretta. Dagli anni 70 è garanzia, Stars, Formichetti e Guidotti vuol dire esperienza, ricerca, professionalità e convenienza. Per informazioni, preventivi o per migliorare il segnale di Telenova, chiamateci a Milano, telefono 02 56 94 219 oppure 53 91 647. Siamo in via Benaco 27. Se la vostra passione è la vita all'aria aperta, da Bertoni troverete tutto per arredare il vostro terrazzo e il vostro giardino. In un'esposizione di oltre 3.000 metri quadri, tutte le migliori marche mondiali del settore. Bertoni Campeggio e Sport è a Cinisello Balsamo, in viale Fulvio Testi 140. La borsa, i cambi, le quotazioni e i titoli di Stato, i servizi bancari e le tasse da pagare, il mutuo per la casa. Questo ed altro ancora nel programma condotto da Fausto Panzeri. I nostri soldi. Venerdì alle 19.30 e sabato alle 13.15 su Telenova. Mi scuso con gli amici che hanno telefonato e stanno continuando a telefonare. Il prefetto di Milano è dovuto andare via, aveva altri impegni, ma noi abbiamo un altro tema di assoluto interesse collettivo. Da oggi le assicurazioni possono applicare delle tariffe liberalizzate e secondo indicazioni di alcuni giornali si può venire a spendere anche il 30% in più del premio assicurativo. Pensate che addirittura è stato fatto un calcolo che chi è proprietario di un appunto potrebbe anche pagare 6 milioni in più all'anno. Per parlarne abbiamo con noi Mila Colombini, consulente assicuratrice Agli Lega Consumatori. Buonasera signora. Buonasera. Colombini. E il collega Maurizio Caprino, che è un collega molto bravo, esperto di assicurazione di quattro ruote, il massimo mensile italiano e il più storico delle testate dedicate al mondo dell'automobile, che fra l'altro è autore di questo, lo posso far vedere Maurizio, di questo allegato al prossimo numero che adesso in edicola, cioè il numero di aprile, esatto. Di quattro ruote, e sono 50 modi, vedete, per risparmiare. Sì. Allora, io vorrei incominciare con Maurizio, non c'è tempo di dare la lista di tutti i 50 modi, Maurizio, però tanto diciamo pure, questa liberalizzazione selvaggia, sì. No? Dopo il blocco che c'è stato... Sì. E che cosa accadrà adesso per noi che abbiamo la macchina? Insomma? Beh, è chiaro che le compagnie dovranno rifarsi dell'anno di stop che hanno avuto alle tariffe. Quindi aumentano, probabilmente recuperano quello che non hanno potuto aumentare l'anno scorso e i rincari medi vanno dal 4 al 10%, però è chiaro che ci sono alcuni automobilisti che si vedranno anche un 30%, come dicevi tu, di rincaro. Qualcuno avrà anche qualche sconto, però temo che siano pochi. Signora Colombini,
cosa vogliamo dire? Io devo fare una premessa. La mia collega Stefania Cavallaro e io abbiamo da lunedì cercato rappresentanti di compagnie di assicurazioni, ci hanno detto che non vengono a parlare. Hanno perso un'occasione strepitosa di poterci spiegare delle cose e automaticamente, non essendo qui, fanno la parte di quelli che hanno torto. Ecco, a noi non piace dare contro a qualcuno che non ci sia, però rimaniamo davvero un po' disorientati di fronte a questo atteggiamento. Prego. Ma io direi che gli aumenti sono decisamente ingiustificati, non si capisce perché. Direi che il mercato assicurativo dell'automobile avrebbe bisogno invece di regole serie, perché non credo che i nostri assicurati da domani mattina, diciamo, possano buttarsi in questo marasma di prezzi e di premi, chiamiamoli premi non prezzi, sì, e capire velocemente qual è la compagnia che gli dà le coperture migliori, anche perché ritengo che gli italiani in questo anche trend... scusi se la interrompo, Maurizio, dimmi se sbaglio, però c'è un dettato governativo che dice dovete mettere i prezzi comparati, sì, però... in modo che l'utente sappia, possa scegliere, sì, però è un dettato che secondo me lascia il tempo che trova, perché facciamo finire la signora Colombini, chiedo scusa, esatto, l'italiano non è stato abituato in questi 30 anni purtroppo a leggere la polizza d'assicurazione, è vero. Italiano guarda il prezzo, se guarda il premio non mi guarda invece la polizza, la quale è essenzialmente un contratto, perciò sì, è un contratto il quale ha delle coperture ma purtroppo ha delle esclusioni e devono imparare a leggere queste esclusioni, certo, perché in special modo le compagnie telefoniche, come anche le compagnie tradizionali, perché certo, non è, ci sono queste esclusioni, sono importantissime, perché per esempio la famosa calcolo di rinuncia alla rivalsa, che sì, è uno dei punti principali che uno deve guardare. Che oppure, sarebbe come dire, spiegando in il problema terra, che, se ti fermano perché sei stato di ubriachezza o hai un tasso alcolico un po' alto e in caso di sinistro la compagnia liquida poi ti chiede una rivalsa, ah, se non hai questa rinuncia alla rivalsa. Tutto ah, questo non è mai stato spiegato. La polizza dell'automobile viene fatta praticamente come il bollo. Quindi, insomma, signora Colombini, c'è un po' anche la colpa nostra. Sì. Che come pecoroni abbiamo sempre firmato. Sì, diciamo che alle compagnie è andato molto bene. Che... Maurizio. Beh, anche perché non avevamo scelta. Esatto. Quando non c'era la liberalizzazione, i contratti erano uguali per tutti. Senti, Maurizio, 50 sono tanti, eh? Sì. 50 modi per risparmiare. Però dai, dimmene due o tre di quelli... Intanto io potrei semplice, dire, diciamo, ricordatevi della franchigia, ecco, spesso non ve la propongono, gli assicuratori non ve la propongono, però sappiate che l'eredità che ci lascia la legge sul blocco delle tariffe è l'obbligo per le compagnie di offrirvi una franchigia, una polizza con franchigia. Vi potrà far risparmiare, chissà, forse anche il 10%. In questa polizza con franchigia chiaramente voi vi impegnate a risarcire di tasca vostra una parte del danno, che può andare dalle 500.000 lire a 1 milione. Questa, certo, può essere un'idea. Mm. La seconda idea, sembra un aggravio di costi, ma in realtà è un risparmio. Con 50.000 lire in più o meno, potete comprarvi, tra virgolette, un massimale superiore al minimo di legge. Questo significa che se nella malaugurata ipotesi, in cui voi causiate un incidente grave, sì, ecco, le compagnie di solito coprono fino a 1,5 miliardi, con appena 50.000 lire, una spesa simile, possono coprirvi fino a 3-5 miliardi, addirittura darvi un massimale illimitato. Io direi che è una tranquillità assolutamente infinita. Sì. Ecco. Poi sicuramente non sottovalutate internet, perché oggi ci sono alcuni siti in cui voi potete comparare, certo, le
le offerte di diverse compagnie, le quali a volte proprio per internet praticano tariffe promozionali, cioè loro, spendono di meno dandovi la polizza su internet perché non ci sono costi di agenzia, costi telefonici, eccetera, quindi vi premiano in questo modo. Vi devo fermare un attimo perché c'è Stefania Cavallaro che forse ha una notizia. Sì, c'è un aggiornamento sulla vicenda della bimba che della è stata ritrovata ad Alcamo, esatto, è fondamentale parlarne. Trapani, le indagini dicono che gli inquirenti escludono la pista mafiosa che all'inizio si era presa in considerazione, si tratterebbe invece di due balordi, così sono stati definiti dagli inquirenti, e comunque si sarebbe vicini alla soluzione. Quindi, bisogna vedere se questi balordi hanno agito per conto di chi. Dottor Pregliasco, poi arrivo, visto che ha risposto a diverse telefonate, un po' di pubblicità, stanno arrivando telefonate per intervenire sul tema delle assicurazioni, state con noi, stasera abbiamo un po' sbordato dato l'eccezionalità degli ospiti, ma continuiamo a parlare di assicurazioni auto. Se la vostra passione è la vita all'aria aperta, da Bertoni troverete tutto per arredare il vostro terrazzo e il vostro giardino. In un'esposizione di oltre 3.000 metri quadri, tutte le migliori marche mondiali del settore. Bertoni Campeggio e Sport è a Cinisello Balsamo, in viale Fulvio Testi 140. Per festeggiare insieme l'arrivo della primavera, il mercatone dell'arredamento di Fizzonasco, di Brugherio e di Spino Dadda vi aspetta con arredamenti completi a prezzi strepitosi. Noi vi aspettiamo, perché rinunciare alle vacanze? Comprate oggi, iniziate a pagare solo a settembre. Mercatone dell'arredamento di Fizzonasco, Brugherio, Spino Dadda. Per raggiungerci segui le Majorette a Fizzonasco via Buozzi 13, Brugherio viale Lombardia 3 e a Spino Dadda strada statale Paullese. Vi aspettiamo. Da Agri Brianza, il posto più qualificato e più fornito di macchine tagliaerba firmate e garantite Honda, grande campagna rottamazione. Sostituisci il tuo vecchio tosaerba o decespugliatore con un nuovo Honda, oppure il tuo trattorino con uno nuovo fiammante. Da Agri Brianza, magazzino accessori e ricambi originali, officina specializzata, manutenzione e assistenza totale. Personale competente vi consiglierà anche sui vari sistemi di irrigazione. Scelta, qualità e convenienza è Agri Brianza, a concorrenza sulla provinciale Monza di Mercate, tangenziale Est. Attenzione, alla Metal Market di Orzinuovi i prezzi sono esplosivi. Sì, la Metal Market di Orzinuovi scoppia di convenienza. Svuota tutto per rinnovo e ampliamento locali con prezzi mai visti su oltre 100 cucine, 100 camere, 100 camerette, più di 1000 salotti e soggiorni fino ad esaurimento scorte. I prezzi crollano. Non credo a miei occhi. Alla Metal Market acquisti subito e paghi in comode rate senza anticipo oppure fino a 36 mesi ad interessi zero. Metal Market Orzinuovi di Brescia, aperto la domenica mattina e pomeriggio. Mobili da bagno, Bagno Stile, anche a Piacenza, in via Taverna 273. Entra con noi nel nuovo millennio, entra da Euroarredi. Soggiorno completo a 1.295.000, cameretta a ponte a 1.290.000, divano letto matrimoniale con rete materasso a 670.000. E tu di che epoca sei? Euroarredi, mobili del nuovo millennio, a Milano in via Pastorelli, angolo viale Cassala e al centro commerciale di Paderno Dugnano, primo piano. Conquista! Se la vostra passione è la vita all'aria aperta, da Bertoni troverete tutto per arredare il vostro terrazzo e il vostro giardino. In un'esposizione di oltre 3.000 metri quadri, tutte le migliori marche mondiali del settore. Bertoni Campeggio e Sport è a Cinisello Balsamo, in viale Fulvio Testi 140. Nova Sera apre una pagina allo sport e diventa Nova Sera Sport, con Paolo Pirovano e il nostro opinionista Franco Rossi. Nova Sera Sport, un riepilogo sugli avvenimenti di maggior risalto del weekend sportivo. Risultati, prestazioni, classifiche, cessioni, dichiarazioni. Nova Sera Sport, lunedì alle 19.15 su Telenova. Pregliasco è al telefono, lo ricordo, è virologo e specialista in igiene e medicina preventiva, è a vostra disposizione fino a mezzanotte e mezzo, parlateli dei vostri malanni di stagione. Con noi per parlare di assicurazioni Mila Colombini, consulente assicuratrice ACLI Lega Consumatori, Maurizio Caprino, giornalista e autore di questo Vademecum per poter risparmiare allegato al numero di aprile di Quattro Ruote. Ma abbiamo delle telefonate? Sì? Pronto? Chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Buonasera, dica. Sì, sono Salvatore, volevo chiedere alla signora. Prego. Per farci delle assicurazioni perché vengono aumentati
Cioè, chiede se aumenteranno le assicurazioni? Sì. Grazie. Allora, lo stiamo spiegando. Sì. Che in teoria, no, però io questo mi associo a questa domanda. Il signore dice, vengono aumentate le assicurazioni, ma il prezzo viene liberalizzato. Non può succedere che diminuiscano? No, eh? Non se ne parla neanche. Non se ne parla neanche, vedremo. Anche perché ma vedremo in che termini, come? È lì bello perché le scadenze del mese di aprile sono già uscite, sono già pronte. Sono già pronte, poi c'è loro giugno, no? Hanno comunicato gli aumenti oggi, sì. Chi più o meno, alcuni li hanno comunicati la settimana scorsa. Possiamo dire più o meno nell'ordine di quanto siamo? Beh, mediamente, alcune compagnie Colombia. Hanno comunicato il 10, alcune hanno comunicato l'8. Mm. Sei arrivati al 30? Sì. No, a Milano no. No. No, io do comunicazioni di a Milano, Milano, no. Però Milano no. A Napoli sì. Beh, Napoli sì. In Napoli ieri è stata bloccata da una protesta degli automobilisti proprio perché ci sono stati rincari di questo spiegati tipo. Proprio, clacson no? Spiegati, sì, sì, sì. E tu volevi dire una roba di Corsico che ti era accaduta sì, proprio. Sì, ecco, non crediamo che queste cose succedano, cioè le cose brutte a livello assicurativo succedano solo a Napoli. A me è capitato, io ho fatto un'inchiesta in tutta Italia per sì. vedere cioè come si comportavano le agenzie e mi è successa una cosa proprio a Corsico, alle porte di Milano, una cosa piuttosto spiacevole. Mi hanno rifiutato di assicurarmi per la RC Auto, che vi ricordo è obbligatoria per legge e le compagnie certo. sono obbligate a darci una copertura RC Auto. Era una cosa appunto da segnalare proprio perché si dice generalmente che queste cose accadono solo a Napoli, invece no. Anche qui a Milano, a Corsico, qui esatto. vicino. Signora Colombini, ma insomma, io credo che sia importante spiegare a tutti noi, un po' Caprino prima ci ha detto come muoverci, dove stare attenti, come utilizzare le compagnie che hanno i loro siti in internet. Abbiamo altre due telefonate, velocemente, come facciamo a difenderci? Guardando e imparando a leggere molto dobbiamo bene il leggere contratto. Bene le cose. Il contratto e le esclusioni. Di veramente leggere le esclusioni e poi fare le comparazioni con altre no, e poi riflettere quali sono le nostre esigenze le questa nostre è la cosa esigenze, certo. che se le coperture corrispondono alle nostre esigenze certo. oppure le esclusioni e da lì il paragone poi per esempio se avete ragazzi sì. ci sono alcune compagnie che escludono di pagare se fate un incidente, se c'è un incidente della vostra macchina intestata a voi con la polizza intestata a voi e guida vostro figlio certo. attenzione certo. a leggere bueno. il dovete stare molto attenti questo è scritto nel come contratto. Lo sconto sì, che danno sulla limitazione di due guidatori magari certo. il che uno dice sì se no, guidiamo solo in due marito e moglie certo. ma non è detto che la moglie vada a trovare la mamma o se ne va fuori per i fatti suoi, vuoi guidare l'automobile e ti senti male, devi prestare l'automobile a un amico e non è assicurato. Sentiamo chi c'è in linea, pronto? Pronto? Dica! Sono Dondi, volevo parlare con la signora Colombini. È qua, a sua disposizione, prego. Sì, ma è Nura che aspetti. Senta, perché non dice il prezzo e non premio? Ho detto, difatti mi sono corretta, ho detto che in effetti ma prezzo, siete... ma poi è premio, effettivamente è premio. Dica. Che è un premio per le compagnie forse. Che non paghiamo, è un prezzo. Certo. È costoso anche. Sì. Poi un'altra cosa. Prego. Di dietro di queste assicurazioni, di questi contratti così, con quelle parole lì piccole, chi è che li legge? E quando si fa il contratto, lei deve capire che a mettersi lì a leggere tutte quelle cose lì che sono di dietro, chi è che le legge? Perfetto, grazie. Allora, qui ha ragione. Sentiamo anche l'altra telefonata, così poi rispondiamo assieme. Pronto? Sì, pronto. Buonasera, dica. Sì, buonasera, chiamo da Milano. Senta, volevo obiettare un attimo su quanto riguardava il vademecum per il risparmio assicurativo. Sì. Voi prima parlavate di fare delle polizze in franchigia, sì. se ho ben capito, no? Sì. Che dovrebbero essere più economiche rispetto alla polizza classica. C'è da tenere presente però che la polizza in franchigia non è assoggettata alla classe di merito bonus malus e quindi... No. Teoricamente o praticamente non c'è il bonus e quindi il recupero della classe di merito in caso di mancanza di sinistri. Sì. Successivamente che le 50 o 100 200 mila lire, non so perché ho sentito velocemente la trasmissione, che possono fare risparmiare la franchigia,
permetterebbero ad assicurare un massimale più elevato. Però se noi valutiamo quello che definiamo tecnicamente il costo medio CID, sì, è molto più frequente che ci tocca pagare le 500.000 lire o il milione, stando nella percentuale di sinistrosità, piuttosto che raggiungere i 3, 5 o il massimale illimitato catastrofale. Lei è un tecnico, un assicuratore, no? Sono un assicuratore, sì. Oh, che miracolo, grazie prego, che è intervenuto. Allora, prima la signora Colombini, diceva quel nostro telespettatore, come si fa ad andare a leggere quelle norme che sono scritte con un carattere, diciamo, da... Mi fa piacere, bisogna perché leggerle. In effetti, diciamo che bisogna leggerle, però i nostri, diciamo, detti lavori, gli agenti, i broker, dovrebbero prendersi veramente del tempo e leggere assieme all'assicurato tutti questi vari punti. Certo. Ce ne vuole tanto di tempo, purtroppo, però sarebbero da leggere e da evidenziare, visto che le compagnie non vogliono scrivere in grossetto, che sarebbe una cosa importante. Maurizio, vuoi rispondere all'assicuratore? Poi abbiamo un'altra telefonata, o due, una. Allora, sicuramente, la polizza con franchigia non è quasi più la polizza con franchigia classica, ossia ormai adesso con la franchigia, alla franchigia si abbina quasi sempre il bonus malus, quindi sono polizze miste in verità, il meccanismo del bonus malus c'è sempre. Uh-huh. È chiaro poi che se uno causa sempre piccoli incidenti, sarà un po' un problema suo, forse anche bene che paghi, insomma, ecco. È chiaro. E poi c'era un discorso, dunque non mi ricordo qual era la seconda, ma era molto tecnico, io l'ho trovato un po' difficile, specialmente a quest'ora. Quest'ora comunque era importante questo discorso della franchigia. Sì, è mista sicuramente. Benissimo, abbiamo un'altra telefonata, regia, l'ultima sul tema delle assicurazioni. Perché attenzione amici, dopo incalza il Grande Fratello. Abbiamo due personaggi davvero straordinari che hanno fatto un lavoro stupendo sulla nota trasmissione televisiva. Sentiamo chi c'è in linea, pronto? Sì, buonasera. Buonasera, dica. Io sono dalla parte delle assicurazioni perché lavoro in questo campo. Prego. E volevo portare questo mio contributo. Prego. Volevo dire che lavoro da molti anni e negli ultimi anni vedo che c'è molta più trasparenza rispetto a una volta, sia a livello di clausole, franchigia, bonus malus, grassetto. Adesso le polizze di molte compagnie sono molto chiare e molto semplici. La differenza che io vedo oggi rispetto a ieri è che c'è la possibilità di scegliere. Quindi io non faccio pubblicità alla compagnia per cui lavoro, nuova, assolutamente. Però voglio dire che l'utente, se vuole, oggi può scegliere molto facilmente, telefonando a numeri verdi, andando su internet. Certo. Ovviamente il problema dei costi esistono, perché le compagnie non possono spendere più di quello che incassano, altrimenti non esisterebbero, non riuscirebbero, certo, a reggere. Sono imprese che andrebbero in rosso. Esatto, noi abbiamo in Italia un problema specifico che non esiste in nessuna parte del mondo e si chiama, una parola tecnica, si chiama danno biologico. Cioè in Italia noi abbiamo un sinistro che causa danni a persone, sì, ogni 100 sinistri, 20 sinistri hanno danni a persone. Se lei pensa che in Germania sono 6-7 sinistri ogni 100 persone, vuol dire che o le nostre mamme ci hanno fatto con i colli più deboli dei tedeschi, oppure c'è qualcosa che non va. Va bene, la ringraziamo. Maurizio, perché abbiamo un'ultimissima telefonata, regia, mi raccomando. Allora sì, per quanto riguarda il danno biologico, sì, io mi sono appena tolto un collarino perché mi hanno tamponato domenica e purtroppo è così. È anche vero che le nostre case automobilistiche progettano le vetture con dei poggiatesta, diciamo, migliorabili, va. Ecco, poi devo dire molto migliorabili. L'ascoltatore diceva che c'è possibilità di scelta, però attenzione alla possibilità di scelta. Voglio dire che per esempio le possibilità di scelta che ci dà il governo, cioè 6 profili tariffari per ogni compagnia, spesso non corrispondono al nostro profilo, perché in realtà i profili veri di noi clienti sono centinaia, quindi attenzione anche a tener conto di questi, certo, punti di riferimento. Sentiamo chi c'è in linea, ultimo, prego. Pronto? Sì, pronto. Prego, dica. Volevo fare alcune considerazioni. Se è breve va bene, scusi, sì, ma perché abbiamo altri ospiti. Sono brevissimo. Grazie. Il premio di assicurazione sostanzialmente è un'imposta sull'uso dell'autovettura per il fatto stesso che la stipulazione della polizza è imposta
a tutti i proprietari di auto. E quindi questo mi trova in contrasto con quanto stabilisce i nostri benamati governatori, che vogliono ridurre le imposte ai fini dell'IRPES, ai fini dell'IRROR, ai fini dell'IRPE e così via. Ce ne tolgono qualcuna, probabilmente qualche 0, di aliquota, però ci impongono poi un 10%, sentito dire un 30% di tasse di assicurazioni obbligatorie. Certo. Questa è la prima, e non mi sembra che sia abbastanza morale. Sa che la devo interrompere purtroppo, perché guardi, è terribile fare la televisione. Allora, lui in pratica dice, sì, è terribile, sì, che ci siano anche le tasse. Esatto. Sì, è vero, storicamente il governo ha trascurato i problemi del settore assicurativo, lo ha generalmente utilizzato per spremere soldi, adesso che l'assicurazione pesa, proprio è diventato un problema politico, solo adesso ha cominciato a studiare alcuni correttivi, ma temo sia tardi, insomma. Signor Colombini, un messaggio ultimissimo, un po' di speranza per cercare di salvarci? Impariamo veramente a leggere le polizze, controllarle e sceglierci veramente il contratto più adatto a noi. Questa è la cosa. Quindi sulle nostre esigenze, sulla nostra famiglia, sul nostro lavoro. Questo è molto importante. Perché così costringeremo le compagnie veramente a fare i contratti per bene. Grazie a Maurizio Caprino, redattore di Quattro Ruote, autore di questo bellissimo inserto su 50 modi per risparmiare. E grazie alla signora Mila Colombini, consulente assicuratrice Acli Lega Consumatori. Allora, amici, si parla del Grande Fratello, lo sapete, Pietro Taricone da stamattina è indagato perché avrebbe in qualche modo trovato un escamotage illegale per evitare il servizio militare. Questa è la notizia in un contesto, una presentazione di un libro fatta da due colleghi straordinari e simpaticissimi che stanno già fuori, stanno facendo un casino dell'altro mondo, per cui li facciamo subito arrivare e che sono ovviamente a vostra disposizione. Grazie ancora ai nostri amici che hanno parlato di assicurazioni, state ancora con noi. Se la vostra passione è la vita all'aria aperta, da Bertoni troverete tutto per arredare il vostro terrazzo e il vostro giardino. In un'esposizione di oltre 3.000 metri quadri, tutte le migliori marche mondiali del settore. Bertoni Campeggio e Sport e a Cinisello Balsamo, in Viale Fulvio Testi 140. Arredamenti Corvetto vi invita a visitare i nuovi stand di cucine. Cosa c'entra un divano con una cucina? E come se c'entra? Perché se decidi di acquistare da noi la tua nuova cucina, con sole 1.000 lire porti a casa anche uno splendido divano. Domenica i nostri centri sono aperti per l'inaugurazione dei nuovi stand. Vi aspettiamo! Ma dove vai se la bici non ce l'hai? Da Ciclo Gioco Market la tua bicicletta sicuramente la trovi tra le oltre 400 in esposizione. Tutte delle migliori marche a prezzi che non temono confronti. In più tantissimi accessori, abbigliamento e assistenza specializzata. Ciclo Gioco Market è anche un fornitissimo magazzino di giocattoli. Vi aspettiamo a Vaiano Cremasco, statale Paulese, chilometro 29. Portate anche i vostri bambini. Mobili da bagno, Bagno Stile. Anche a Piacenza, in via Taverna 273. Mamma Baby, da 30 anni al servizio della mamma e del bambino, da oggi ti offre ancora di più. Abiti premaman, dietetica, camerette complete e le offerte speciali. Lettino in legno con materasso, paracolpi e piumone a sole 499.000 lire. Chi è Mr. Bob? Mr. Bob, Bovisio Masciago, è tutto per l'arredamento. Chi è Mr. Bob? Mr. Bob è Centro Cucine. Cucine da lire 4.200.000, salotti con rate mensili da lire 99.000, soggiorni da lire 2.300.000. Questi sono dei professionisti. Mr. Bob, Bovisio Masciago, superstrada Milano Mida, uscita Varido, aperto anche la domenica pomeriggio. Capito? Chi è Mr. Bob? Se la vostra passione è la vita all'aria aperta, da Bertoni troverete tutto per arredare il vostro terrazzo e il vostro giardino. In un'esposizione di oltre 3.000 metri quadri, tutte le migliori marche mondiali del settore. Bertoni Campeggio e Sport è a Cinisello Balsamo, in Viale Fulvio Testi 140. Prosegue con successo il programma dedicato ai fatti più recenti. Tutto ciò che fa notizia in diretta, in studio, con i loro protagonisti. Uomini e donne della politica, dello spettacolo, gente comune. Intervistati a confronto in un dibattito acceso e coinvolgente. Con Pinuccio Delmenico e Adriana Santacroce, Linea d'Ombra, lunedì alle 20.30 su Telenova.
Ben ritrovati a Sulla Notizia, ecco, intanto state già vedendo di cosa parleremo. Dottor Pregliasco, visto che continuava a rispondere alle telefonate. Sì, in effetti ci sono state diverse chiamate proprio per definire bene quali sono i problemi infettivi e invece quelli allergici, perché ormai i fenomeni infettivi, le influenze non ci sono più, ci sono questi episodi di rinite, quindi di naso che cola, naso certo. Che diciamo infastidisce proprio perché dà un senso di cefalea e spesso anche di congiuntivite. Queste forme senza febbre o con febbre limitata sono sicuramente dovute a queste allergie che ormai stanno incombendo. Fra poco iniziano le graminacee, che sono un problema per tantissimi italiani, quindi in questo senso le domande erano sull'approccio sia di tipo terapeutico, certo, che bisogna limitare per quanto possibile senza esagerare, soprattutto con i farmaci, in particolare i cortisonici, che possono avere effetti locali, per cui la scelta è quella da farsi con un allergologo, con un otorino, con uno specialista che segua senza esagerare nel voler limitare questi sintomi, che comunque sono una reazione che si può solo controllare. E direi alcune domande soprattutto sulla prevenzione e soprattutto sulla possibilità che c'è oggi di utilizzare alcuni farmaci preventivi da iniziare prima della stagione influenza. Lei rimane con noi fino a mezzanotte e mezzo. Stefania Cavallaro. Dunque, c'è una notizia legata proprio alla primavera, al tempo che in questi giorni ci sta un po' così scombinando, visto che ci eravamo abituati al bel tempo. La pioggia a Milano ha provocato tantissimi allagamenti, un torrente a Rho è straripato, quindi c'è una situazione un po' così un po' disagiata, esatto, diciamo. I vigili del fuoco stanno lavorando parecchio in queste ore anche sulle strade, quindi molta prudenza. Attenzione, per chi va da quelle parti. Finalmente arrivano i miei due colleghi, che sono Francesco Specchia, buonasera Francesco, e Luca D'Alessandro. Buonasera. Dunque, questi due individui, perché io non potrei chiamarli diversamente in quanto li conosco molto bene e lavoriamo nello stesso quotidiano che è Libero, diretto da Vittorio Feltri, hanno scritto un bellissimo libro. Bellissimo perché? Perché pur essendo un instant book, potrei dire un pamphlet sul più grande fenomeno mediatico di questi ultimi 10 anni televisivo, non hanno perso il loro gusto per l'ironia, per il gioco, e l'hanno fatto con grande intelligenza, con grande senso del divertissement. Quanti soldi mi dai per questa recensione? Poi vediamo. No, perché qui è incredibile. Poi c'è una introduzione di Vittorio Feltri sul Grande Fratello. Libero è il quotidiano che più ha parlato del Grande Fratello. Che cosa succede? Che o guerriero, eccolo qua, lo puoi inquadrare? Vengo più vicino? Eccolo qua. O guerriero ha disertato, indagato Taricone. Partiamo da quest'ultima notizia. Cosa è successo? È successo che sono inciampato in questa notizia, casualmente. È lui che fa le indagini. Sì, sì, lui è il maratonetta della notizia. Sì, invece no. Tu sei il satirico, diciamo. Ma insomma. Io sono quello convertito al Grande Fratello dopo anni di giudiziaria. Esatto. Quindi questo è stato un po' un insieme. Per la prima volta abbiamo unito la giudiziaria. No, sono veramente inciampato per caso nella notizia. Parlavo di altro con una persona. E questa persona si è fatta sfuggire una lettera e subito dopo si è pentito perché ha capito che le antenne si erano... Cioè tu gli hai sparato un taglio centrale in prima pagina. Questa è la prima pagina del libro che era oggi in edicola. Che cosa gli fa Luca D'Alessandro? Grandissimo, simpatico, eh? A Roma li chiamano, non lo posso dire. Paraculi. Esatto, no, peggio. Peggio. Allora, senti Luca, e lui cosa ha detto? No, dunque, intanto... precisiamo un attimo la notizia perché lui si è fatto sfuggire dentro la casa una frasetta di troppo. Mi ricordo. Raccontato di aver fatto qualche impiccio per essere riformato. E, avendo fatto qualche impiccio ha raccontato di aver avuto l'asma allergico, ha raccontato, probabilmente ha fatto anche delle visite mediche. Certo. E, hanno aperto un'inchiesta per capire se fosse vero quello che raccontava nella casa o se comunque faceva scena, perché poi c'è anche questa possibilità. Il reato che ipotizzano è simulazione di infermità. Per evitare il servizio militare. Quando si sono resi conto di questa cosa, la procura militare di Napoli ha aperto un'inchiesta, l'ha convocato e gli ha chiesto dei certificati medici che lui ha esibito. E oggi sono stato chiamato dal suo agente che ha cercato un attimo di riportare il discorso. Ha chiesto un'intervista riparatrice, le ho detto però la facciamo telefonica esclusivamente. Sì, ovviamente io di persona non la faccio perché... Senti Francesco, allora questo è l'ultimo
cosa legato al Grande Fratello. I personaggi del Grande Fratello, alcuni sono usciti di scena definitivamente, sto pensando alla prima che era stata mandata fuori, la più bella secondo me, no? Sì, la Piri. Francesca sì. Piri, bellissima, sì, che sì, se n'è andata. Ma la stessa Marina recentemente è stata in una discoteca vicino a Brescia, c'erano 10 persone. Ma dai, questo non sapevamo, sì, ci era la scorta. Era la scorta e si erano dimenticati. Era quelli della scorta. No, comunque, e invece, non so, c'era Lorenzo Battistello che avrebbe dovuto iniziare un programma su RTL 102.5, forse lo inizierà, vediamo se le trattative vanno a buon punto. Cristina è diventata, come dire, è entrata nel clan di Maurizio Costanzo, possiamo dirlo, no? Esatto. E ha fatto l'inviata per Verissimo. Con risultati alterni, devo dire. Beh, risultati, certo. Insomma, uno che si mette, Sanremo è la cosa più difficile, certo, che c'è, esatto, tu hai visto. Lorenzo sta lavorando parecchio bene. Anche. Lorenzo molto bravo, anche molto Lorenzo intelligente, sta lavorando bene. Certo. Però ecco, insomma, veniamo a questo libro. Ma perché questo libro è veramente stupendo, guardate, io... Quando Francesco me l'ha dato, ho detto, sarà una delle tue porcherie solite. Giustamente. No? E invece io vi dico, se per esempio incominciate a leggerlo e avete, non so, un appuntamento, che chiamate, fate saltare l'appuntamento, perché ti intriga. Cioè tu incominci a leggerlo e vai fino alla fine. Che cosa avete messo dentro? Che cosa avete scoperto? Beh, il problema di fondo era questo. Cioè a un certo punto noi facciamo tutt'altro. Sì. Io venivo da un'inchiesta di Nera col caso Marsiglia, poi fatto, sì, mi sono fatto critico cinematografico, insomma era una persona abbastanza seria una volta. Eri seria. Luca D'Alessandro ancora di più perché ha fatto 8 anni di giudiziaria, cronista serissimo, capo redattore della redazione romana di Libero. Certo. A un certo punto Feltri, che non, di televisione non vuole sapere niente, non gliene può fregare di meno, come dicono a Roma, a un certo punto ha detto, guardate, ragazzi, c'è questa cosa qui, secondo me è un fatto, non è un fatto mediatico, è un fatto giornalistico. Sì. Ha preso me, che stavo lì, passavo da quelle parti, mi ha risucchiato, ha detto, mettiti davanti alla televisione, stai 100 giorni qua davanti e dimmi cosa vedi. Certo. Luca dall'altra parte, ed era a Roma, ha detto, Luca, tu piazzati invece, tipo Paolo Brosio ai tempi di Tangentopoli, sì, passi davanti al bunker e vediamo cosa succede. Ora, il nostro problema era riempire ogni giorno una pagina di Grande Fratello, certo, cioè fare una pagina di Grande Fratello. L'abbiamo fatto, sembra, in maniera talmente strana, inusuale, che poi le copie di libro sono aumentate, mi dicono, del 20%, sì, allora, sì, vero, ai tempi. Vero. Poi abbiamo Roberta, che è uscita prima dalla casa, l'abbiamo arruolata come editorialista. Poi abbiamo arruolato Lorenzo, allora la gente si chiedeva quando arruolate Marina, lì non c'è riuscito. Certo, ma certo, insomma, è stato... Anche Sergio c'è riuscito. Devo dire una cosa... L'abbiamo vissuto come un gioco, certo, cioè era un gioco nella casa, era un però gioco siete per noi... due professionisti, adesso noi scherziamo, no, 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 perché siamo amici, certo, ma... Ma è anche importante perché certo, trattare il Grande Fratello in un certo modo è anche un po' serioso, certo, allora merita veramente un articolo al giorno o neanche tutti i giorni. Chiaro. Se devi fare una pagina devi anche attrarre un po' il lettore, certo, ed è chiaro che tu lo attrai cercando di... usare l'arma dell'ironia, dello scherzo, del gioco, chiaro, in particolare. E noi abbiamo dato un taglio proprio che doveva essere alla cuore, cioè a un certo punto ci è venuto in mente cosa cavolo scriviamo di questi qui, che è il nulla che bisogna confezionare ogni, esatto, ogni giorno. No. Allora ci sono venuti in mente dei pezzi che poteva scrivere. Senti Francesco, adesso dobbiamo andare in pubblicità, dopo, certo, intanto che passa il nero della pubblicità, tu sì, prendi, certo, un paio di passi che ci leggerai, e da Luca invece, che è stato là, vorrei che proprio tu mi svelassi cosa accadeva di fianco alla casa. Dentro, perché io sono stato dentro, ragazzi. Siamo stati anche dentro. Negli intercapedini, ah, dove stavano. Sì, sì, tutti e due. Lui e poi, attenzione, grande rivelazione, ma non mi rispondere adesso. Luca, ma gli autori conversavano e dicevano ai vari personaggi del Grande Fratello che cosa avrebbero dovuto fare? Aspetta, un po' di pubblicità. Se la vostra passione è la vita all'aria aperta, da Bertoni troverete tutto per arredare il vostro terrazzo e il vostro giardino. In un'esposizione di oltre 3.000 metri quadri, tutte le migliori marche mondiali del settore. Bertoni Campeggio e Sport e a Cinisello Balsamo, in viale Fulvio Testi 140. A Concorrezzo, Fillegno, centro del bricolage e dell'arredamento, vi aspetta presso l'ampia esposizione dove troverete tutto, ma proprio tutto, per il fai da te e per l'arredamento della vostra casa. Visiterete con gli architetti il nuovo showroom, arte povera e antichità. Consulenza e preventivi gratuiti. Fillegno vi attende a Concorrezzo, in via Monterosa numero 34. Dugan, dove è possibile fare la spesa per la propria famiglia con soddisfazione. Dugan, dove acquistare diventa un piacere, perché la qualità, la genuinità e la freschezza dei prodotti è reale e indiscutibile.
Dugan, dove la cortesia del personale dona un piacevole senso di familiarità, perché Dugan è il supermercato di casa tua. Dugan è il supermercato dove trovi ciò che desideri avere a casa tua, nella tua dispensa, nel tuo frigorifero, sul tuo piatto, tutti i giorni. Dal 19 al 31 marzo è primavera. Un taglio ai prezzi. Dugan, il supermercato di casa tua. Mobili da bagno, Bagno Stile. Anche a Piacenza, in via Taverna 273. Con impegno mi sono sempre dedicato alla ricerca di prodotti di alta qualità e di collaboratori molto preparati. Un ambiente Gatti Arredare unisce la bellezza delle linee moderne alla solidità e alla cura nella costruzione del mobile come si usava una volta. Anticipate il futuro. Venite da Gatti Arredare. Gatti Arredare è a Ospedaletto Lodigiano, a pochi metri dall'Autosole, uscita 3 Casal Pusterlengo, via Mantovana. Salve, sono Roberto Anselmo, responsabile tecnico della Prote Lantenne. Quanti di voi non riescono a telefonare col cellulare da casa, dalla barca o in campeggio per mancanza di segnale? Noi della Protel, azienda leader nel settore delle telecomunicazioni professionali, abbiamo realizzato una linea di antenne per migliorare il collegamento del vostro telefonino alla rete radiomobile. Le antenne Protel vi offrono alte prestazioni a costi contenuti. Protel, dà voce alle vostre idee. Se la vostra passione è la vita all'aria aperta, da Bertoni troverete tutto per arredare il vostro terrazzo e il vostro giardino. In un'esposizione di oltre 3.000 metri quadri, tutte le migliori marche mondiali del settore. Bertoni Campeggio e Sport è a Cinisello Balsamo, in viale Fulvio Testi 140. Come ogni anno, un grande momento di aggregazione, sport e amicizia. La Stramilano. E con i vari atleti, professionisti e non, giovani, anziani e bambini, ci saremo anche noi per documentare gli episodi più belli e divertenti. Dai, corri anche tu! Speciale Stramilano, domenica alle 23.45 su Telenova. Ultimo blocco di Sulla Notizia, davvero una puntata straordinaria questa sera. Chiudiamo con i nostri amici Francesco Specchia e Luca D'Alessandro. Allora, prima ti dicevo, ma gli autori parlavano con i personaggi del Grande Fratello? Gli dicevano che cosa dovevano dire, fare o che cosa, Luca? Dunque, gli autori avavano vari modi per condizionare... Delle tecniche, diciamo. Delle tecniche, la giornata all'interno della casa. Una delle tecniche che era quella più vista, perché era famosa, era quella della scommessa. Sì. Perché in questo modo comunque tu piloti l'attività dei certo, ragazzi. Certo. Poi c'è il confessionale. I sospetti erano che nel confessionale, essendo l'unico posto della casa insieme al bagno dove non si veniva ripresi, sì, e veniva trasmesso solo ciò che decideva l'autore, nel confessionale si mormorava che in qualche modo venissero indottrinati. Di certo anche l'appuntamento all'interno del confessionale, che era obbligatorio una volta al giorno almeno per ogni ragazzo, in qualche modo anche 2 o 3 frasi dette in una certa maniera potevano condizionare. Pietro a un certo punto è stato talmente condizionato che ha deciso di andarsene perché bastava conoscere un po' il carattere del ragazzo, certo, provocarlo in qualche maniera. Quindi erano delle tecniche fra virgolette pulite. Pietro, abbiamo dedicato un capitolo, niente di nuovo sul fronte occipitale. Sul fronte. Che è seguito poi coito ergo sum quando lui ha avuto la prima defiance. E tieni conto che erano tutte così. E infatti quando Cristina, l'Italia si è mobilitata tutta, perché da una parte bombardavano la Palestina, sì, dall'altra c'era stupendo, Cristina, sì, sì. E lei non erano, aveva il ritardo di ciclo, era scusate il ritardo, era il titolo. Infatti, scusate. Abbiamo continuato così, quello che si dice il cazzeggio. Ecco, qui abbiamo proprio la scena famosa, no? Prima notte d'amore. Noi poi abbiamo ripreso, siamo stati gli unici a riprendere anche la notte di Rocco, il trans chiamato Desiderio. Il trans. Oppure il ritratto di Dorian Gray. Il ritratto di Dorian Gray che abbiamo detto a Rocco direttamente, ricordo a Costanzo 2 settimane fa, e lui ci è rimasto un po' male. Però oggettivamente è un modo diverso proprio di trattare il sistema. Abbiamo tenuto d'occhio anche soprattutto i personaggi minori, i minori del Novecento, io direi, sì, che sono per esempio il fidanzato di Marina, Ciccio il cornuto contento. Ciccio non lo sa che quando passa ride tutta la città. Allora, no, ma poi sono successe cose anche paradossali, cioè c'è stata una partita di calcio che è finita in rissa in Serie C, è stata Messina-Benevento, sì, perché i tifosi del Benevento hanno messo uno strisciante
striscione. Sì, sì, abbastanza esaustivo. Sì, Marina, la vostra realtà, tutti cornuti in questa città. Non era finita messa. Sono cose vere, non sono invenzioni. E poi abbiamo fatto delle teorie sui vari personaggi, per esempio l'ottusangolo. Noi ci siamo chiesti, ma l'ottusangolo ha una personalità acuta o convessa? E lì è nato tutto. Questo è già più colto, Sì, Francesco. È già più colto, ma abbiamo fatto tutta una serie di cose di questo genere. Ecco, voi avete avuto modo di parlare con Cristina poi? Ma io ho avuto modo soprattutto, tu non so se, lui ha parlato, lui ha intervistato poi tutti i personaggi. Sì, che sì. Io ne ho parlato a Sanremo, anche se parlare con Cristina è un termine un po'... È un problema, eh? No, abbiamo avuto modo di parlare, lei è molto imbarazzata, poi però in realtà poi è una che è riuscita a entrare perfettamente nel suo personaggio. Ed era molto risentita con Pietro, non riesco più a capire il motivo. Ah, con Pietro era risentita? Sinceramente. Ma lei si era innamorata davvero di Pietro? Così mi aveva confessato quando l'ho intervistata io per Novella 2. Devo dire che la cosa che noi abbiamo rischiato, soprattutto io perché stavo a Roma, io dovevo fare l'intervista dell'eliminazione, io facevo il giorno dell'eliminazione l'intervista, e avveniva sempre così. Era ogni mezz'ora andava un giornalista, quando arrivavo io la frase di rito dell'ufficio stampa al ragazzo che era uscito diceva: occhio che lui è di Libero. Avveniva sempre così. E Maria Antonietta mi voleva picchiare perché l'avevamo definita sul Libero la ragazza calendario dei puffi. Sì, sì, sì. E poi c'è stata una volta che noi abbiamo parlato molto di Rocco, tenendolo d'occhio molto, allora abbiamo cominciato con Rocco in fiamme e turbamenti dei gay, perché lui poi aveva giocato molto in questa modalità. Poi, Salvo un personaggio un po' ambiguo, devo dire, no? Ti ricordi che non abbiamo avuto... Ecco, a parte il fatto che lui si alzava la sera, entrava, apriva il frigorifero e si sniffava tipo aerosol, la panna montata da una parte solo della narice, il resto se lo metteva negli slip, ed è stata una delle cose più devastanti che possono succedere. Faceva degli scherzi... Terrificanti. Senti, la Jalapa si aveva definito la beta cetaceo. Sì, però Roberta è un'amica, io non posso dire No, anche per me è una amica Roberta. La beta ha mollato, perché sappiate amici che tutti i personaggi del Grande Fratello avevano un contratto che li legava a Mediaset, per alcuni dei quali scade il 26 di aprile, ecco, mentre la beta è andata a Armi e Bagagli in Rai. È andata completamente. È sempre da cucuzza e guai. Guai chi la cucuzza. Allora, vorrei un attimo con Luca, chiaramente... Il Grande Fratello è un grande fenomeno mediatico. Siccome ne hanno parlato tutti, noi ne parliamo in maniera più ironica, divertente, forse più adeguata anche allora. Però adesso ci facciamo un attimo seri. Luca, mezza Italia sta facendo le selezioni per andare al Grande Fratello 2. Tu hai redatto, anzi voi avete redatto un decalogo per partecipare. Ecco, ce ne volete parlare velocemente? Poi devo andare al dottor Pregliasco. Allora, il Grande Fratello 1 ha insegnato intanto una cosa. Provarci biecamente, dimostrando di essere assolutamente personaggi controcorrente, sarebbe sbagliato, perché se ne accorgono subito, ci sono psicologi, piercing vietato per evitare tempeste elettromagnetiche all'interno della casa con tutti quei microfoni, certo. Donne assolutamente non incinta, perché incinta ha l'obiettivo di farle rimanere dentro la casa. E a parte gli scherzi, no, bisogna essere molto naturali. I ragazzi che sono stati presi erano, nella maggior parte dei casi, io ho parlato molto con Lorenzo, che è un amico, quindi spesso Battistello. Ci siamo confrontati tantissimo. Macellaio. Cuoco, io amo definire il cuoco perché... Mezzogiorno di cuoco. Infatti quando è stato eliminato era: il cuoco è bello finché dura poco. Era la cosa. Lui mi ha spiegato, come tanti dei ragazzi... sono entrati senza neanche crederci, sono andato là per gioco. Sì. Poi per esempio un'altra cosa importante è non essere tesi, non cercare di vestirsi in maniera... Bisogna essere se essere stessi. E sperare che vada bene. Questa è la cosa importante. Le raccomandazioni contano? No, assolutamente no. No? No. Beh, sarebbe la prima volta in televisione una cosa del genere, Luca. Beh, allora svelo un'altra cosa che sta nel libro. Dai, su, dai. Le raccomandazioni contano talmente poco che Marina è entrata nella casa per un voto solo. La commissione è formata da 11 persone, parliamo di Gori, Bassetti, cioè quindi parliamo. E l'unico personaggio che nella casa è entrata con il voto, perché non c'era unanimità, è stata Marina, che per 6 a 5 è entrata nella casa. Esatto. Quindi no, devo dire che contano poco. Si è parlato anche di altre raccomandazioni, però... Pressioni magari. In qualche modo, forse questo avrebbe
portato effetti contrari, insomma. Sì, sì, sì. Noi abbiamo scritto su Libero, Francesco, che Sanremo, ti ricordi, prima che iniziasse fatto il festival, Sanremo, avrebbe subito la mannaia del Grande Fratello. Credo che sia accaduto quello. È che... proprio vero. L'effetto mediatico. Si è quello che avevi detto anche tu. È vero. L'effetto mediatico è stato devastante. Difatti, mentre Giorgio Gori, che è il direttore di Canale 5, se n'è andato con i voti finali, uscendo dal Grande Fratello, mentre invece la Rai ne ha risentito moltissimo. Tant'è che qualsiasi cosa che tocchi il Grande Fratello, la Rai non viene assolutamente allontanato, non se ne può neanche parlare. Non se ne può parlare. Poi loro vivono questo complesso, è pazzesco. Ha rovinato molti altri programmi, Grande Fratello, perché hanno fallito intanto tutte le semicopie. Certo. Sta andando male, mi risulta, il bar, c'era un obiettivo di far lavorare in bar. Sì. Survivor non ne parliamo neanche. Survivor è un flop totale. Perché è arrivato dopo il Grande Fratello. Certo. Pensate come Baudo che il Grande Fratello 2 sarà un successo ancora maggiore rispetto all'1. Negli altri paesi funziona. Ora il problema nostro è non farci coinvolgere ancora. Sarà un Grande Fratello 2. Allora dai, ci salutiamo facendo vedere. Ecco, ricordate la cosa, io vorrei dire che noi come Cristina siamo stati gli unici uomini ad aver varcato il taricone. Quindi, speriamo che il taricone domani non varchi me. Esatto. Libero tornerà, presumo, col Grande Fratello 2 a occuparsene in maniera abbastanza. Sì, poi vediamo. Possiamo farlo rivedere un attimo, così salutiamo tutti i nostri amici. Ecco qua. Va bene, grazie per essere venuti. Grazie a voi. Rimanete dopo che chiacchieriamo un po' di lavoro. Sì, sì. Guarda che il tuo orologio è avanti 25 minuti. Sì, me ne sono accorto, sono arrivato in anticipo. Dottor Pregliasco, vogliamo chiudere la sua partecipazione qua? Allora, qualche consiglio contro le riniti di stagione? Di stagione, attenzione all'approccio, importante non usare decongestionanti che peggiorano poi dopo la fine dell'effetto, e questo una persona che soffre di queste cose è portata a utilizzarli. Attenzione ai cortisonici, usare solo quelli locali per filtrazione nasale, e direi approcciare se possibile anche la terapia vaccinale solo dopo che si è superato la fase di controllo attraverso i farmaci per uso orale. E in questo senso, se si approccia a questo, allora andare fino in fondo, perché necessita una buona compliance, quindi una capacità di andare per molto tempo dal medico e sistematicamente utilizzare questi farmaci, questi vaccini in questo caso. Attenzione a tutti gli sbalzi termici, stare attenti con, diciamo, dal punto di vista proprio anche pratico, con un abbigliamento adeguato e congruo che in qualche modo eviti gli sbalzi termici. E si attenti al problema del vento, al problema delle piogge, che in questo periodo purtroppo peggioreranno un po' le condizioni. Grazie, dottor Pregliasco. Aspettiamo ancora per un'altra puntata. Stefania, stasera calma, notte abbastanza tranquilla. Pianta. Per adesso notte tranquilla. E ricordiamolo ancora, allora, la bambina rapita ad Alcamo stamattina è tornata ritrovata, a casa. È stata ritrovata, sta bene, non ci sarebbe una pista mafiosa, non sarebbe pista mafiosa quella che stanno seguendo gli inquirenti, solo due balordi sulle cui tracce sarebbero già gli inquirenti. Bene, intanto sentite, la sigla ci sta accompagnando a lasciare l'ultima redazione a Milano, che è ancora aperta e che sta per chiudere ovviamente i battenti. Allora amici, speriamo che il messaggio dato dal prefetto di Milano, dottor Bruno Ferrante, si attui e che il trend positivo della contrizione del fenomeno criminale nella sua interezza vada a ancora aumentare, quindi che diminuiscano i reati e soprattutto che si possa vivere in una città dove non si debba più, come dire, avere paura di andare al cinema e di uscire tardi la sera o di tornare tardi dal ristorante. Questo è quanto, io vi auguro una buona notte e ci rivediamo giovedì prossimo. Ciao a tutti da Fabio Santini, arrivederci.